girato, un appuntamento settimanale che porterà la box in diretta in tutte le città italiane, nelle maggiori piazze del pugilato italiano. Stasera partiamo proprio da Bergamo, piazza che ha grandi tradizioni pugilistiche, e cominciamo con un avvenimento di carattere europeo. Questa nostra trasmissione vi proporrà incontri di livello. A parte il campionato europeo di stasera, avremo una serie di titoli italiani, altri europei e altri incontri di buon interesse che siamo sicuri vi piaceranno. Match di stasera, quello che vedremo tra qualche istante da Bergamo in diretta, è il campionato europeo dei massimi leggeri tra Angelo Rottoli, bergamasco di Ponte San Pietro. Sta arrivando Angelo Rottoli e il norvegese Magne Avna, eccolo Angelo Rottoli che sale sul ring. Angelo Rottoli è campione internazionale WBC dei massimi leggeri, sale sul ring anche il suo avversario, il norvegese Magne Avna. Ecco qui biondissimo Magne Avna. Avna ha 5 anni meno di Rottoli, ha 25 anni, il nostro Rottoli ne ha 30, il match sarà diretto da un arbitro internazionale di buon prestigio, è Franz Marti, è svizzero, vive tra Berna e Zurigo. Questa sera è alla sua 68esima presenza come arbitro o giudice in campo internazionale. Avete visto, hanno sorteggiato la scelta dei guantoni. Rocco Agostino, il procuratore di Rottoli, sta preparando i guanti per il suo pugile, così come il procuratore di Magne Avna. Il match di stasera non prevede verdetto di parità, in quanto il titolo è vacante, la corona è vacante, pertanto dovremo necessariamente avere un vincitore. Quindi niente verdetto ai punti, niente verdetto di parità, ma un verdetto che dovrà necessariamente vedere un vincitore. Ci portiamo ora fuori del ring, stanno procedendo ai preliminari due pugili. A bordo ring avviciniamo tre colleghi, sono gli inviati dei tre quotidiani sportivi. A loro chiediamo, mentre intanto vedete un primo piano di Magne Avna, i tre colleghi, eccoli qua, sono qui accanto a me, tra qualche istante ve li inquadrerà il regista Egidio Luna. Sono Dario Torromeo del Corriere dello Sport, Mario Bruno di Tutto Sport e Fausto Narducci della Gazzetta dello Sport. Allora un breve giudizio, un breve pronostico. Torromeo. Ma credo che vinca Rottoli, sia perché a livello dei massimi leggeri Rottoli è abbastanza bravo, sia perché Avna è un pugile che fa il pugile in un paese che lo vieta, fa il pugile per hobby, e se perdesse Rottoli dovrebbe cercare le colpe di questa sconfitta solo dentro se stesso. Perfetto, Mario Bruno. È un momento molto delicato per Angelo, io gli auguro di vincere, anche perché è un atleta interessante che è giunto al 30° anno d'età senza essere mai sufficientemente personaggio. Lui lo è a parole, gli auguro veramente che riesca a realizzarsi con i fatti. Fausto Narducci, Gazzetta dello Sport. Rottoli si prepara da 7 mesi per questo match, quindi molto motivato. Se non soffrirà per l'infortunio ai gomiti, credo che vince lui. Perfetto, grazie ai colleghi, i quali hanno toccato alcuni aspetti del match di stasera. Avete sentito, Narducci ricordava gli infortuni lamentati da Rottoli. Ecco inquadrato il suo angolo, con Rocco Agostino c'è anche Bugada, Egidio Bugada, che è il preparatore atletico di Rottoli. Rottoli ha avuto problemi ai gomiti, delle calcificazioni che gli hanno dato parecchio fastidio, ed è un problema che dovrà superare in maniera radicale dopo questo match, sempre che naturalmente riesca a superare il norvegese Avna. Una scheda per presentare i due pugili, eccolo Avna, parliamo appunto del norvegese, adesso è di Oslo. Questa è la moglie di Magne Avna, avete visto quella signora bionda, è venuta in Italia a Bergamo per seguire l'avventura del marito. Avna
ha 25 anni di Oslo, vive a Copenaghen proprio perché, come ricordava Tor Romeo, in Norvegia il pugilato professionistico è vietato e pertanto Havna si è trasferito a Copenaghen sotto le ali protettive, diciamo, di Morgan Palle, che è l'organizzatore di Copenaghen. Il record di Havna, 14 incontri, 14 vittorie, quindi è imbattuto. Ecco ora Angelo Rottoli. Rottoli ha 31 incontri al suo attivo, 28 vittorie, 16 delle quali prima del limite, 2 risultati di parità e una sconfitta, una sola sconfitta per intervento medico alla quinta ripresa proprio qui a Bergamo nel 1987 in un match contro il portoricano Carlos De León per la corona mondiale. Quindi Rottoli ha avuto anche questa opportunità ma non ce la fece. È stato campione italiano dei massimi dalla fine dell'83 fino all'estate dell'85, Rottoli. Poi, quando in Italia è stata accettata anche la categoria dei massimi leggeri, ha lasciato i massimi ed è sceso nella categoria inferiore, Rottoli. Peso i due pugili, Rottoli 85-700, il suo avversario Havna 86-050. Tenete presente che il limite della categoria e di chilogrammi 86 e 183, quindi 190 libbre esatte. Il nostro pugilato, come sapete, vanta in questo momento 3 campioni d'Europa, sono, ve li ricordiamo, Belcastro nei Gallo, Calamati nei superleggeri, La Rocca nei Welters. Avevamo anche Damiani nei massimi, ma Damiani è stato appena detronizzato dall'Ebu. Sapete che Damiani è diventato campione mondiale intanto della categoria dei massimi per la versione WBO, cioè l'ultima federazione nata, e in questa categoria, in questa federazione si è laureato anche campione mondiale Maurizio Stecca nei pesi piuma. Questo è il panorama internazionale del nostro pugilato, che affronta in questo periodo una fase molto importante, a parte il match di stasera, quindi un europeo qui a Bergamo che può darci la quarta corona. Avremo poi mercoledì prossimo, sempre in diretta, trasmesso anche questo match dalla Rai, da campione d'Italia l'europeo dei pesi medi tra Francesco Dell'Aquila e il francese Montgelema. E se le cose vanno per il meglio, probabilmente abbiamo la possibilità mercoledì sera di avere 5 titoli europei. Il match sta per cominciare. Vi ricordo la giuria, a parte l'arbitro Franz Marti, abbiamo il giudice Georg Grabarz, è della Germania federale, e l'altro giudice Gaston Franz, è lussemburghese. Questa categoria dei massimi leggeri è stata inserita tra le varie categorie nel 75 a livello mondiale e poi nell'86, come dicevo, a livello europeo e quindi anche in Italia. Non ha grandi campioni attualmente in campo internazionale, c'era Evander Holyfield, americano, che ricorderete fu medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles, ma Evander Holyfield, che era campione per tutte e tre le categorie, poi ha lasciato e passato nei massimi. Bene, stiamo per cominciare in diretta da Bergamo per la rubrica Venerdì Pugilato, il campionato europeo dei pesi massimi leggeri tra Angelo Rottoli, che vedete inquadrato, e il norvegese Magne Havna, eccolo. Match sulla distanza ovviamente delle 12 riprese. Comincia il match, prima ripresa. Nessun problema per voi che seguite a casa per identificare i due pugili. Ricevuto, pantaloncini neri, nerissimo di capelli il nostro Rottoli, biondissimo il suo avversario norvegese, che appare leggermente più alto. Rottoli è un ragazzo dotato di un buon pugilato, non fa molto male, come si dice nel pugilato, però ha una buona precisione, soprattutto è un bell'atleta, è veloce. Il suo avversario è tutto da scoprire. Un destro, un gran destro, un gancio di Rottoli, ha colpito al volto Havna, che vedete allarga le braccia, come dire non è successo niente, non ho sentito nulla. Bravissimo Rottoli, è andato a segno con un bel gancio destro al volto, un colpo che Rottoli ha caricato, ha portato con molta decisione. Vediamo Rottoli molto attento, gira attorno al suo avversario, cerca di tenerlo a bada Rottoli col jab sinistro, ha un buon allungo
il massimo leggero norvegese Havna. È il norvegese che cerca di prendere l'iniziativa. Si scatena il pubblico di Bergamo, Rotoli è andato a segno ancora con un destro. A gran voce il pubblico di Bergamo accompagna la prestazione di Angelo Rotoli. Invitato Rotoli a tenere la testa sollevata, gran sinistro ancora di Rotoli, parzialmente a segno. Sinistro dritto di Havna. Rotoli sta combattendo in guardia destra per disorientare l'avversario, lo fa a tratti, ora è tornato in guardia normale. Rotoli è campione internazionale WBC, ha conquistato il titolo 10 mesi fa a San Pellegrino Terme. È stato quello l'ultimo match sostenuto dal pugile bergamasco, quindi c'è questa incognita, bisogna vedere la lunga assenza dal ring se ha lasciato tracce sulla brillantezza di Rotoli, del suo pugilato. Bravo Rotoli, ha schivato e poi è rientrato bene col sinistro, finisce la prima ripresa. Prima ripresa che Rotoli a nostro parere si è aggiudicato. Ha piazzato soprattutto un bellissimo gancio destro all'inizio del round, col quale è andato a segno entrando nella guardia del norvegese. Vedete l'angolo di Rotoli, Rotoli abbastanza caricato, dobbiamo dire, sul piano dello spirito. Avete visto il regista Egidio Luna ci ha subito riproposto con molta tempestività quella che è stata la fase saliente della prima ripresa, quel bel gancio destro di Rotoli che è entrato nella guardia di Havna, il quale peraltro ha mostrato sicurezza, ha allargato le braccia subito dopo aver subito il colpo, rivolgendosi al pubblico come dire non ho sentito nulla, ma questi sono atteggiamenti che non ingannano. Il colpo sicuramente ha avuto il suo effetto. Siamo ora alla seconda ripresa. Da Bergamo stiamo trasmettendo in diretta il campionato europeo dei massimi leggeri, Rotoli Italia contro Havna Norvegia. Il titolo è vacante. Ancora un destro di Rotoli, è andato a segno, sempre in gancio, ha provato ancora questo colpo Rotoli partendo da molto lontano, poi il sinistro di Rotoli a segno. Havna va spesso a segno a sua volta col jab sinistro, il jab è il colpo che viene portato dritto, cerca appunto Havna di sfruttare il suo maggiore allungo. Bella questa fase con Rotoli che era andato a segno col gancio destro e c'era stata subito la replica di Havna. Sinistro dritto di Havna, preciso al volto. Sembrato Rotoli ha mandato al tappeto
l'avversario viene contato, riprende il match. Bravissimo Rottoli, ha messo knockdown l'avversario in questo secondo round. Angelo, Angelo, grida il pubblico di Bergamo. Insiste Rottoli, è andato a segno col destro, poi si è girato e l'azione è sfumata. Sinistro ancora dritto di Havna, il suo colpo migliore sino a questo momento. Sinistro destro di Rottoli in chiusura di round. Bella ripresa di Angelo Rottoli che ha mandato al tappeto il suo avversario. Eccolo inquadrato Angelo Rottoli, ma tra qualche istante rivedremo sicuramente l'azione. Ecco, rivediamo. Va vuoto col destro, poi il sinistro alla spalla, poi dovrebbe partire il colpo che manda al tappeto Havna. Ancora il sinistro di Rottoli a vuoto. Rottoli in questo momento in guardia normale. A vuoto col sinistro e poi il destro, è un montante destro, poi anche il sinistro e poi il gancio destro, avevo visto bene, sono stati tre colpi ed è stato il gancio destro, aveva cominciato montante destro, sinistro e poi gancio destro che ha mandato al tappeto Havna, quindi era proprio il gancio, il colpo che aveva spedito al tappeto Havna. Siamo ora alla terza ripresa da Bergamo, campionato europeo dei massimi. Rottoli contro il norvegese Havna. Viene avanti il norvegese, poi viene fermato da Rottoli con tre colpi, preciso il peso massimo italiano, molto bravo in questa fase, bravissimo Rottoli, ha fermato l'avversario che avanzava con tre colpi precisi. Rientra ancora bene col destro Rottoli. Il destro di Havna toccato bene al volto e all'angolo alle corde Rottoli. Un bellissimo destro di Havna al volto che non ha avuto seguito, è riuscito a imbrigliarlo Rottoli prima schivando col tronco e poi legando. È molto coraggioso comunque il pugile norvegese. Sinistro ancora dritto di Havna. Ha forzato il destro da lontano Rottoli, avete visto è andato a vuoto e poi arretrando, rientra bene Rottoli. Ma Havna non dà tregua al nostro Rottoli, viene sempre avanti. Usava il gomito in maniera irregolare Havna, tempestivo l'intervento di Franz Marti. Il destro di Havna colpisce ancora col destro Havna, due destri precisi, ancora un altro in difficoltà, Rottoli è costretto ad arretrare, colpisce con precisione, Rottoli è in difficoltà. Bravissimo il norvegese, ha colpito ripetutamente al volto il nostro Rottoli che è in difficoltà, arretrato, cerca ora di legare Rottoli che ha accusato i colpi del norvegese. Match sicuramente entusiasmante e spettacolare. Destro di Rottoli ora al volto. Sinistro di Rottoli. Finito il round. Un round durissimo.
Nel finale Rottoli è stato in difficoltà, il pugile norvegese ha toccato più volte col destro andando a segno con precisione. Dobbiamo dare atto al 25enne Magne Havna di Oslo, di grande temperamento, la sua tattica molto generosa di andare sempre avanti rischiando molto, come ha fatto nella seconda ripresa quando proprio per andare avanti ha subito i colpi di Rottoli, è andato al tappeto. Vedete qui il primo destro di Havna, poi ancora il suo destro, il secondo, il terzo invece era impreciso, ma Havna ha insistito e colpisce ancora, vedete, il terzo destro che già avevamo sottolineato in telecronaca diretta e che Egidio Luna ci ha subito riproposto in tutta la sequenza. È stata una bellissima azione questa del norvegese che proprio con questa fase si è aggiudicato la ripresa. Match quindi molto equilibrato, siamo alla quarta ripresa. Dobbiamo dire che Havna questo sinistro lo usa molto bene. Poi ha portato anche il destro a Havna, che Rottoli ha neutralizzato col guantone sinistro. Sempre il norvegese a centro ring con Rottoli che gli gira attorno, ancora il sinistro di Havna è andato a segno. Match difficile per Rottoli, più difficile del previsto proprio per il grande coraggio del norvegese che ha mostrato oltretutto, ripeto, grande orgoglio nel round successivo a quello in cui era andato al tappeto, riuscendo nel finale a toccare duro col destro il nostro Rottoli. Destro ancora di Havna in uscita, poi ha provato il suo destro Rottoli ma era impreciso, ha toccato anche al corpo Rottoli. Sinistro dritto di Havna, ancora il suo sinistro dritto, poi Rottoli con tre colpi ma sostanzialmente imprecisi, invitato giustamente dall'arbitro Marti Rottoli a non irridere l'avversario, lo aveva sollecitato alzando le braccia a venire avanti e Rottoli il suo avversario, ma vediamo che il norvegese è ferito al sopracciglio dell'occhio sinistro. È un taglio all'arcata sopraccigliare sinistra, destro ancora di Rottoli. È rientrato col destro Havna dopo il sinistro di Rottoli. Rottoli ha fatto segno all'arbitro che è ferito l'avversario, quasi a sollecitarne l'intervento. Finisce la ripresa. Finisce la ripresa, il taglio ci sembra abbastanza consistente, vedete l'arbitro Marti che si asciugava, ecco i secondi di Havna subito all'opera per cercare di tamponare la ferita. Vedete, tra l'altro è in una posizione, è in un punto molto delicato dell'occhio perché proprio sotto l'arcata sopraccigliare, quindi in posizione pericolosa. Vi ricordo che il medico del campionato è il dottor Sturla dell'Università di Pavia, professor Sturla, probabilmente sarà nell'andare avanti sollecitato il suo intervento, crediamo, perché in effetti il taglio di Havna è molto profondo e in una parte pericolosa dell'occhio. Comunque Marti ancora non ha chiesto l'intervento del medico, è l'arbitro che decide secondo il regolamento
l'opportunità dell'intervento del medico. Siamo alla quinta ripresa e vedete l'arbitro sospende subito all'inizio del round l'incontro e chiama appunto il dottor Sturla per controllare l'entità della ferita di Magne Havna. Secondo il dottor Sturla non può proseguire, vedete il taglio è proprio sotto l'occhio, sotto l'arcata sopraccigliare. Rotoli già pregusta la gioia del successo, vedete il volto deluso di Magne Havna, ci spiace per questo pugile norvegese perché è un bel combattente, ragazzo molto generoso, e se doveva perdere sportivamente sarebbe stato più giusto che avesse altre chance, che avesse avuto altre chance. Ci pare che il match ormai venga sospeso. Vedete, affranto Havna, è stato chiesto mi pare l'intervento, se non sbaglio, di un interprete, perché appunto Marti è svizzero e chiede delucidazioni sul quanto dice Sturla in merito alla entità della ferita. E vedete, niente, decisione per intervento medico, mentre per un istante il regista aveva inquadrato la moglie di Havna che si lascia andare a un pianto sfrenato nelle braccia del suo secondo. Comprendiamo e siamo solidali col pugile norvegese perché stava dando una bella dimostrazione di coraggio. Il match era ancora tutto da decidere per il nostro Rotoli, sarebbe stato sicuramente un match molto difficile, quindi ci spiace per il norvegese, anche se ovviamente siamo contenti che il pugilato italiano abbia conquistato stasera un'altra corona europea, quella appunto dei massimi leggeri. Rotoli si impone per intervento medico alla quinta ripresa, mentre intanto abbiamo dietro di noi vedete i cartellini vengono consegnati a Marti, un personaggio, ve lo presentiamo rapidamente, Aldo Minelli, tra un poco ve lo inquadreremo. Aldo Minelli, ecco, è questo signore che sta accanto a me, è stato un grande campione degli anni dopo la guerra, vero Minelli? 45, 43, 44, 45. Ecco, quindi gli anni dopo la guerra. Minelli è stato campione italiano dei leggeri. Dei leggeri, sì. Ma attenzione, all'epoca essere campioni italiani voleva dire essere dei grandi pugili. Il fratello è stato anche campione europeo. Un europeo, dai pesi medio leggeri. Ecco, Minelli è bergamasco. Sì. E vive in Argentina, è tornato proprio questi giorni. Questi giorni, sì. Perfetto, auguri a lei Minelli, abbiamo voluto presentarla agli sportivi italiani, arrivederci. E allora adesso aspettiamo la legittimazione ufficiale del successo di Angelo Rotoli, cioè il verdetto ufficiale. Ecco Rotoli che va all'angolo di Havna. Oltretutto dobbiamo dire che non ci è sembrato di vedere testate, quindi il colpo probabilmente è stato un pugno, quindi una ferita non provocata in maniera irregolare. Ecco l'ufficializzazione del verdetto. 9 secondi dopo l'inizio della quinta ripresa, Rotoli si impone per intervento medico, quindi Angelo Rotoli è il nuovo campione europeo dei pesi massimi leggeri. Eccolo Angelo Rotoli, giriamoci Angelo, scusa per essere in buona posizione per le nostre telecamere. Ecco la cintura di campione europeo, quindi la cintura dell'Ebol per Angelo Rotoli, che corona così la sua carriera che non è finita. Allora Angelo, eccolo qui, Angelo Rotoli è un personaggio molto eclettico,
molto popolare qui nel Bergamasco. Rottoli, però era un match difficile. Io mi sono accorto di averlo in mano subito dalla seconda ripresa quando è uscito quel bel destro. Però terza, quarta e quinta ho dovuto subire un attimino l'iniziativa sua, perché probabilmente sentendosi un attimino sul piano atletico un po' demotivato ci ha messo un attimino di più. Mi ha preso anche con dei bei colpi, comunque ho appunto testato un paio di volte il destro, non mi ha fatto male, e così mi ha dato ancora più coraggio per arrivare, perché credevo che magari potesse arrivare anche alla dodicesima ripresa. Comunque mi sono risparmiato un attimino. Credo che sia legittimo comunque questa mia vittoria. Sì, io ho detto sinceramente che a me spiace vedere un pugile che perde per intervento medico. Mi spiace anche a me, perché ho provato la stessa delusione per il campionato del mondo. Tra l'altro la prima mia volta che perdevo, la mia prima sconfitta, e l'ho avuta per ferita. E questo lo so che lascia... Proprio alla quinta ripresa. Sì, purtroppo io non è che ho dei colpi maligni, l'ho preso parecchie volte col destro sopra, molto probabilmente più debole di me, e questa volta è andata bene a me. Senti Angelo, ci sono state anche polemiche per te, adesso io non voglio fare polemiche, anche perché questo è il momento del... Ma quando si vince non c'è mai polemica. Esatto, perché tu combatti poco dei problemi, ora speriamo che le cose possano cambiare per te. Se mi fanno combattere più spesso divento un medio, allora non ci tengo. Bene, questa è una battuta che noi apprezziamo, perché il tuo carattere è così, vedete, Rottoli è un ragazzo che ha un temperamento e una filosofia anche molto simpatica, un ragazzo molto sportivo, a parte il pugilato ha fatto di tutto, dal paracadutismo alla pesca subacquea. C'è una gara di dama domani. Anche la dama, che è uno sport ovviamente sì, meno importante. Senti, no, dicevo meno pericoloso del pugilato. Senti, certo. Niente, allora hai conquistato l'europeo in maniera così, come è venuto. Comunque il match era bello, dobbiamo dire, tu hai avuto un bel momento nel secondo round. A questo punto qui sì, bisogna andare avanti, però hai già 30 anni e mezzo, ecco, voglio sentire. No, innanzitutto i miei anni non sono 30 perché sono 25. Nel senso che 5, così mi danno 5 anni di prerogativa per poter combattere. Niente, sto bene fisicamente, sono al massimo, sto dando il meglio di me stesso proprio in questo momento. Io credo che appunto adesso ci sia un contatto a livello mondiale, o Balboli o lo stesso Carlos De León. Io credo che non ci sia così una grossa difficoltà a ingaggiarli. Poi per quanto riguarda fare il match, farò altre preparazioni, cercherò di potenziarmi un attimino, perché adesso ho avuto i gomiti bloccati, e cercherò di fare più male, che forse io credo che quando uno vince per KO è anche più apprezzato, anche se non è il mio stile di pugilato. Perfetto, Angelo, ti ringraziamo, complimenti per il tuo successo, e adesso a questo punto noi siamo in anticipo con la nostra trasmissione, vi proponiamo un altro match sulla distanza delle 6 riprese, un altro match sulla distanza delle 6 riprese, in modo da coprire il tempo che c'era stato assegnato per la nostra trasmissione, un'ora circa. Naturalmente c'è molta soddisfazione nel clan di Rocco Agostino. Rocco Agostino, che eccolo Rocco, che festeggia stasera a questo punto la quarta corona europea, perché gli altri tre campioni europei italiani, Belcastro, Calamati e il terzo La Rocca, sono tutti tu. Sì, con questo è il quarto, il giorno 31 da campione d'Italia c'ho dell'Aquila che tenta la conquista dell'europeo dei medi. Speriamo che riesca a fare una cinquina, è una cosa che credo mai è successa in Italia, che una scuderia è stata con 5 titoli europei. Complimenti a Rocco. Allora andiamo avanti veloci con l'altro match, quello dei massimi leggeri, Massimiliano Duran, uno dei due figli del campione, dell'ex campione europeo dei super welter e dei medi, che affronterà l'inglese Green Joe. Quindi l'inglese Green, e Massimiliano Duran viene fatto sgomberare il ring. Subito preghiamo gli organizzatori di accelerare l'accesso al ring dei due pugili. 6 riprese, quindi ancora 25 minuti di trasmissione. Daremo pertanto la linea intorno alle 11:35, dico questo a beneficio dei colleghi del telegiornale. Sto chiedendo agli organizzatori Cotena e Sabatini di far venire, di sollecitare i due pugili, ma sono già a bordo ring e quindi tra qualche istante li vedremo. Qui vedo un altro telecronista. Io vedo un telecronista.
Ecco, mentre Chiambretti. Guerrini. Sì. No, Guerrini sono io. Io sono Chiambretti. No, fammi vedere la carta d'identità. Me l'ha rubata il pugile norvegese, sì. Senti, io ti ricordo la Msicora di Cagliari, poi sei sparito, sei finito tutto sto tempo? No, sono rimasto alla Msicora, per la verità. Sono rimasto a Cagliari, di Riva, l'epoca dello scudetto. Sparito Riva, sei passato al pugilato. Sì, però mi trovo bene anche qui. Benissimo, complimenti. Grazie a te, grazie. È bello vederti anche così elegante. Sì, bel ragazzo. Grazie, ciao. Scusate questa pausa con l'eclettico e l'esuberante Chiambretti. Mentre sono già sul ring...